Carissimi MTIers, con questo video siamo già a settembre ed è il momento di parlare di Disney Plus e di tutto il ben di Dio che sta per arrivare assieme alle serate fresche. Partiamo! Mi sembra il caso di svelare subito l'arcano riguardante il nuovo film Marvel Shang-Chi in uscita cinematografica il 1 settembre. Intanto vi sfido a mettermi un bel mi piace per avervi creato e risolto questo atroce arcano. Ebbene, nessuna uscita VIP su Disney Plus. Dovrete andare al cinema e solo dopo il 15 di ottobre potremmo sperare di vederlo già compreso nell'abbonamento alla piattaforma. Quindi è il momento di organizzarci tutti per andare in sala a vedere questo film che già criticano dicendo che è troppo poco Marvel e calibrato per un pubblico asiatico. Scusate, ma che problemi avete? Si tratta di un supereroe asiatico che vive una storia impregnata di cultura asiatica e fra l'altro l'Asia ci supera di numero per quasi 3-1. Ma siete seri o mi prendete in giro? Comunque, vi avviso che in fondo a questo video un po' di spoiler sulle prime tre puntate di What If, sempre della Marvel, la quarta è uscita che stavo ultimando questo video. La prima proposta che voglio segnalare in arrivo su Disney Plus è invece Una vita da Doug. Ve lo ricordate il cane del film Pixar Up? Ebbene, gli hanno dedicato una serie di corti spassosi e rilassanti, non solo per i più piccoli, ma anche per gli adulti, assolutamente da non perdere per fare un pit stop di relax. Cambio totalmente genere per presentare l'arrivo completo di una saga amatissima. Mi riferisco a quella di Predator. La prima incarnazione con Schwarzy nei momenti d'oro è qualcosa di indimenticabile, ma anche il resto della saga, a parte qualcosa sul finale che non nomino per pudore, non è per nulla male, quindi direi che è tempo di rewatch. Finalmente sono a parlarvi del mio personalissimo arrivo più atteso, quello di The Orville con tanto di seconda stagione, finalmente! E ripeto, finalmente è arrivata questa benedetta seconda stagione di The Orville, la miglior cosa di Star Trek prodotta dopo il termine di Enterprise nel lontano 2004. Ovviamente non è Star Trek, è più comica, ma è il miglior omaggio che mai sia stato fatto da chi conosce bene la saga e i suoi fini creativi. Buona visione! Arriva quindi il momento di introdurre una serie animata molto particolare, Bless the Hearts, creata da Emily Spiville. Vincitrice di un Emmy, narra le vicissitudini di una famiglia squattrinata del sud USA che ogni mattina si sveglia con l'idea di realizzare il sogno americano e fare i big money. L'amara realtà è che non ci riesce, ma si ritrova piena di amici e conoscenti che le danno una mano. Insomma, una serie che vuole ricordarci che quello che abbiamo magari è già un tesoro. Adesso però tocca l'arrivo che tutti voi aspettavate, Ypsilon l'ultimo uomo. Siamo in un futuro apocalittico dove un virus ha ucciso quasi completamente tutti i mammiferi dotati di cromosomi Ypsilon. Giusto per chiarire, noi maschi. Ovviamente le donne prendono in gestione questo mondo che tutto d'un momento perde quasi il 50% della popolazione. Ma, ovviamente, c'è un ma, sopravvive un uomo, sottolineiamo cisgender perché sia mai che fosse pure gay, e una scimmia cappuccino. Ora, se fosse un porno scritto da un uomo, quel fortunello sarebbe in paradiso, ma questa è una produzione seria e se ne vedranno delle belle. L'idea di un mondo senza uomini non è certo nuova, ci scrissi pure io un racconto, XX, anni fa e questo Ypsilon quasi potrebbe esserne un prologo. Coincidenze? Io non credo, cara Disney. Ogni tanto pure il brand di Star Wars decide di sperimentare e tira fuori questo Visions, che è il risultato di un mashup tra l'universo ben noto e la mano degli animatori giapponesi. Una serie che potrebbe regalare qualche sorpresa. Io personalmente me lo aspetto molto superiore agli ultimi tre film della saga. Beh, non ci vuole molto in effetti.
Siamo quasi alla fine, ma voglio segnalarvi questo Stuber, un film d'azione comica con protagonista Nanjiani e Bautista. Il primo è un artista di Uber abbastanza impacciato e il secondo è un super poliziotto alla ricerca del cattivo di turno. Ovviamente tutto inizia quando il super poliziotto entra nella macchina dell'autista e lo coinvolge nella sua ricerca. Un film con voti intermedi che probabilmente però è ottimo per staccare qualche ora la testa. Siamo giunti alla fine pure a questo giro, quindi è il momento di spoilerare qualcosa su What If, ma prima, come il produttore esecutivo di questo canale mi impone, vi devo ricordare di mettere mi piace a questo video, iscrivervi al canale attivando la campanellina se ancora non lo avete fatto. Infine continuate a commentare dicendomi cosa guarderete, cosa aspettate, cosa vorreste vedere e cosa avete mangiato oggi a pranzo. No, aspetta, l'ultimo in effetti non mi interessa molto, però tutto il resto sì, quindi aspetto i vostri commenti. Adesso è il momento di What If, e visto che ci saranno spoiler è il caso di cambiare atmosfera cambiando la luce e segnalando l'area spoiler in maniera adeguata. Ebbene, questa serie animata Marvel mi sta piacendo, ma in questi 3 episodi però ha fatto un po' di rally. Il primo è stato molto tranquillo, immaginandosi un piccolo cambiamento, evitando di far diventare Steve Rogers Capitan America, ma creando una super donna, supereroe, Peggy Carter. Godibile, carino, ma nulla di che. Il secondo, anche se capisco l'omaggio all'attore Boseman, l'ho trovato stucchevole ed esagerato, soprattutto con Thanos e il cambio radicale dei Raven. Insomma, cialla che fa Star-Lord mi è parso inguardabile e l'episodio merita solo per il finale con Quill e l'arrivo di Ego. Il terzo invece finalmente ha preso il volo con lo sterminio di tutti gli Avengers e un Loki dominatore della Terra. Ci voleva quel qualcosa di azione, ma totalmente distaccato da quello che avevamo già visto. Anzi, questa lore mi ha particolarmente intrigato e quasi altri 2 o 3 episodi da 20 minuti potrebbe meritarli come approfondimento. Ora è il momento polemica, fatemi notare dal gruppo Telegram di Fantascientificast. Avete notato che Black Widow non assomiglia quasi per nulla a Scarlett Johansson, mentre tutti gli altri molto ai rispettivi attori? Vorrà dire qualcosa? Troverete queste altre domande senza risposta nei miei prossimi video. Ciao!